Quindi oggi di nuovo invisibili? Vabbè. No, allora vieni qui. Allora oggi non saremo cosa c'è? No, stai zitto, se no ti picchio la pala, no, mi raccomando, no. La super pala, la Ionia, poi non perdononia. Comunque, okay. Oggi non diventiamo invisibili. Per la prima volta faremo uno scherzo ad Anna, ma non saremo invisibili perché ho trovato un modo ancora più magnifico per riuscire a calarci nella tenebre. Se non mi fai finire la super pala, la Ionia, sono nel sederino. Sono ansioso. Sei ansioso, ti faccio vedere, guarda, allora io faccio così e tu diventi un pulcello! Mamma mia! Che bello! Sei contento di essere un porco? Per una volta non sei un topo. Sono contento, hai visto? Di essere un animale, però potevi scegliere uno migliore. Beh, il topo non c'era, dovevo adattarmi. È giusto. Quando metteranno il topo, allora saranno grandi risate per il topo catorgio che arriva. Vabbè, quindi maiale ti va bene, però devi imparare. Devi fare meglio il maiale. Come posso immedesimarmi come non maiale? Deve guardare per terra. Il maiale non guarda. Guarda sempre dritto. Dritto, ecco. Preciso. Bravissimo. Guarda bravissimo. Che maiale convincente che sono. Passami davanti da sinistra verso destra in modo maialoso. Vai. Vediamo un po'. No, non c'era bisogno di fare. Vabbè. Così. Vabbè, non male. Okay, adesso okay. Devo scegliere un travestimento per me stesso, ok? Facciamo due cose diverse? Eh sì, secondo me sì. Io posso scegliere di essere magari un salmone, che dici? Così, per terra, buttato. Vabbè, ci sarà un lago o qualcosa dove posso andare. Ah, sì, dietro casa di Anna c'è. Ok, secondo ok. Me... No, però no, secondo me non va bene, ci vuole una cosa più meno ovvia, capito? E cioè, allora posso scegliere con il creeper. No, il creeper è una scemenza, scusa, il creeper mi vede e mi vuole uccidere. Il pollo. Il pollo è dappertutto del resto, però sto guardando perché c'è effettivamente un sacco di possibilità, Cioè, una volpa! Ma questa non è una volpe, è un pipistrello. Perché ho sbagliato. Okay. Adesso sono una volpe. Ma oh, che bella! Porca miseria, non mi vedo nemmeno. Ma sono bellissima. Bianca. Bellissima. Vorresti baciarmi? No. Non puoi perché sei un porco. Che sono triste, vado all'angolo. Farai meglio a essere triste. Andiamo, vieni, stiamo perdendo tempo. Allora. Aspetta, controlla se sono bravo come volpe. Guardami. Vai. Ah sì, sei abbastanza volposo. La volpe non è molto, cioè, non rimane mai ferma, è molto veloce. Ma io mi sto chiedendo, la volpe normale c'è, ma quella bianca c'è in questi territori? Beh, no. No. Va bene. No, effettivamente non va bene. Potrei provare a mettermi, cioè, allora posso mettermi baby così? Sono una volpe. Bellino. Lo so, ma non risolve. Lo so. Dobbiamo metterci. Vabbè, ma Anna non lo sa. Poi, scusa. Vabbè, allora vieni con questo. Cioè, ci sono un sacco di cose. Ci sono una miriade di possibilità. Però, non c'è quella giusta. Cioè, capito? Posso mettermi così. E sembra che sono uguale a prima. È sempre bianca. Però vabbè, dai, usa questo. Niente, usa questo. Vabbè. Ci accontentiamo per questa volta. Poi imparerò a usare bene questo strumento. Riusciremo a fare ancora di più. Ora, dobbiamo cercare dov'è quella sbanunata. Sono sicuro che, visto che lei ora sta registrando il suo video, no? Come sempre, no? Perché mentre noi registriamo lo scherzo, noi approfittiamo proprio del momento in cui lei è più vulnerabile, no? Cioè quando è distratta dal registrare il suo video. Infatti, molti degli iscritti, sia miei che di Anna, si mischiano, capito? E dicono, Lion ti ha preso questo, poi Anna ti ha preso questo. Si schierano, ma si schierano un po' da una parte e dall'altra, cioè voltano un po' la faccia, è una cosa un po' mischiosa, capito? Però lo capisco, non ce l'ho con voi. Ma quello che è che le hanno detto dov'era il gatto, ok? Quindi quindi l'ha ritrovato? Sicuramente sì. Do un'occhiata giusto per essere sicuro, ma sono quasi convinto. Aspetta, basta rimanere fermi qui e ascoltare. Non si sente niente, quindi suppongo. Eri tu quello lì. E come gatto sei una cosa raccapricciante, guarda. Lo sai cosa so fare. Bravo. Gatto e topo non vanno d'accordo. Sei bravo come uno. Per quello ci sono Alex e Stefan. Bravo. Però ascoltami a me, bravo. Dove cavolo è Anna? Perché noi l'abbiamo persa. Non lo so. Ma lo sai che se tipo entravi era lì e si trovava la volta. Vabbè, si sarebbe tutta. Avrebbe detto, oh mio Dio. Aspetta, proviamo a presentarci prima tu. Tipo le passi davanti e non dirà nulla. E poi passo io. E invece sono una volpe bellissima, piccola. Ma dobbiamo trovarla. Non lo so dove è andata. Qui al suo capanno della pesca non c'è. Potrebbe essere andata qui dietro, verso il lago. Magari a volte lei va lì per via delle tartarughe, capito? Vedo nulla qua. Non vedo nulla neanche io. L'abbiamo persa. Bisogna andare in volo, Giorgio Catorge. Posso mettere l'elitra? In teoria sì, non so se puoi usarlo però. Provo, sono una volpe con l'elitra. Secondo me
funziona. Poi? Giorgio, okay, okay, è una okay. cosa pazzesca. La vedo. L'ho vista. Aspetta che atterro, che è molto pericoloso. Ok, ci sono. Tolgo l'elitra perché altrimenti qua andiamo a rovinare tutto quanto il travestimento. E non tenere niente in mano perché si vede. No, tranquillo. Dove sei tu? Io sono ancora a casa di Anna. Ma vieni qui. Ma dietro casa sei. Ma sei proprio un ignorante. Io sono andato, pensavo che tu mi seguissi. Basta. Non ti sono più amico adesso. No. E io cosa faccio? Non ho amici. Vabbè, no, c'hai ancora qua. Alex. Ma dove sei? Dietro di te. Ciao. Ah, bravo. Allora sono di nuovo tuo amico. Vieni con me adesso. L'ho vista. Bene. E da questa parte dobbiamo. Attento che io annego facilmente perché sono molto piccola. Vedi? Vedo. Sono una volpe laionosa cucciola. Molto questa bella. Questa cosa è abbastanza divertente. Cioè, è assurdo. E non lo so. Pensa lei che vede una volpe un maiale nel lago. È una favola. Come quella dei. Quella favola dove c'erano l'asino. La volpe e il maiale. Bella. C'era praticamente. Sì. La volpe e l'uva. Però questa volta la volpe voleva un maiale, ma non poteva prenderlo perché era più grande di lei. Perché era troppo bello. E perché era catorgio. Non è vero. Faceva schifo. Allora adesso proviamo. Tu passa, però dritto e vai verso. Vedi che c'è della terra lì a terra. Della terra sì, a terra. Vai verso lì e passa. Normale. Guarda in alto, mi raccomando. Guarda in alto, bravo, così. Non ti fermare. Ora fermati un attimo. No. Passa leggermente vicino e poi continua ad andare, però. Continua ad andare, continua. Bravo. Aspetta, vai. Mi giro un po'. Ok, vai. Bravissimo. Inosservabile. Bravissimo. Mi fermo un po'. Okay, adesso okay, provo okay. io. Guarda, tu rimani fermo lì e non ti far notare. Guarda, io passo correndo perché le volpine corrono. Le passo davanti e corro. Mi ha visto? Non lo so. Non ti ha visto. Riprovo. Vai. Guarda. Corro perché le volpine corrono così, no? È bellissimo vederti correre. Guarda, stavolta mi ha visto. Cosa sta facendo lei? Ma ha visto. Adesso io corro via. Cosa sta facendo lei? Ti sta seguendo. Cosa sta facendo? Mi fermo perché le volpi fanno così, no? E poi scappo via perché le volpi fanno così. Giorgio mi sta le calcagna, cosa faccio? Mi sta seguendo ancora. Mi fermo ancora e poi scappo via perché le volpi fanno così, giusto? Fanno così. Per quanto continuerà a seguirti? Non lo so, spero poco. Okay, ha smesso. Fermata. Mi fermo, le volpi fanno così, si fermano e ti guardano, no? Sì, e poi scappano di nuovo. Io faccio così, uguale alle volpi. Credo che ora lei voglia darmi da mangiare qualcosa. È vicinissimo a me. Tu ignora. Ok, se n'è andata. Allora, penso che dobbiamo cambiare dei travestimenti perché siamo stati troppo audaci. E quindi forse li abbiamo un po' bruciati. Allora, io a te Aspetta che mi nasconda, altrimenti può vedere. Bravo. Il cambiamento in diretta. Cosa vuoi diventare? Non lo so, vedi tu. Fantasia? Qualcosa di inaspettato. Una barca. Benissimo, dove sei? Dietro di te. Vuoi salirmi sopra? Cioè... Ho paura che rompiamo il mondo. No, Giorgio, non rompiamo il mondo. Vai nell'acqua. Okay. Vado nell'acqua. Bravissimo, sei indistinguibile. Guarda che barca che so. Indistinguibile. Rimani fermo però, aspetta. Ok. Rimani a galla, se no sei strano. Sì. E io invece che cosa posso diventare? Una cosa buona. Ma vuoi diventare anche blocchi? No, non credo. Posso diventare un amo da pesca? Posso diventare un guardian? Un minecart anche. Ma il minecart non mi piace. Posso diventare non lo so. Un item frame, un lama. Posso diventare lo sputo del lama. Che cioè? Schifo, guarda. Sono uno sputo. Non ti vedo. Non mi vedo più neanche io. Però lo ero fino a poco fa. Sei stato uno sputo per Guarda, sono lo sputo. Che schifo. Vabbè. Non mi tocca. Sarai uno sputo. Non voglio essere. Poi vedi che sparisce. Ora non sono più nulla. Non voglio essere. Sarò un lama. Guarda. Ok. Ma aspetta. E se tu fai il lama e io faccio lo sputo? Non vedo niente però perché mettiti c'è la decido. Testa del lama è tutta davanti. Ok. Cosa dicevi? Tu fai il lama e io faccio lo sputo. No, lo sputo poi non si vede. È troppo facile. Vabbè. Allora continuo a fare. Saremo adesso un'altra favola. Questa volta la barca e il lama, eh? Ok. No, una favola. Okay. La racconta. Grandi e piccini, tutti la conoscono. C'era una volta una barca e un lama. Il lama disse alla barca: "Ehi barca, aiutami a passare dall'altra parte". No. Esatto, fine. È una favola un po' del cacchio, però ti insegna che la gente non sempre è gentile. A volte sono dei insomma.
Però è la morale della favola. Sto è molto portando vero. No, 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 vieni, okay. Vieni. Allora, adesso io passo. Tu invece osservami da lì, perché giustamente. Vabbè, ti osservo. Una barca. Casomai poi per farmi fermo di ogni tanto, fermo. Fermo, perché i lama si fermano spesso. Sì. Come fanno? Guardano in giro così. Guardano un po' in basso, ecco, lei ti sta guardando. Ma sei sicuro che guarda tipo così? No, non così tanto. Magari brucano, che ne so io. Non lo so, però. Ma dici che le posso sputare? Sarebbe molto. No, non credo. Non credo neanche io. Vuole domarmi. Non può, non può. No. Scappo via. Però in teoria puoi sputarle picchiandola. No, perché non sputo, picchio. Ah, non si vede, è vero. Potrebbe accorgersene, capito? Ma io barca cosa faccio che sono qui? Non lo so, salvami. Anna sta essendo un po' pesante. Ti cambio, ti faccio diventare un pollo. Distraila. Okay. Vieni pollo, a distra- pollo. Vai. Sono un pollo che corre io. Corri lì davanti, frecciale, bravo così. Vai dritto. No, troppo. Vai dritto. Così ti fai scoprire, Io sono sempre uno. Mi fermo. Sì, ti fermati. Adesso... ma non ti distrae, mi sa. No, ma cosa vuole secondo te? Non lo so. Secondo me, ma può essere che ha capito qualcosa, non credo. In teoria lei sa che non è riuscito a fare questa cosa del trasformarci. Non ho capito niente di quello che hai detto, ma ho capito. Allora, hai fatto a capire. Perché ho messo insieme le parole, le ho riarrangiate. Ma non hanno senso le parole. Lei pensa che noi non possiamo fare quello che stiamo facendo. Esatto. Perché io diverse volte ci ho provato. E poi non ci sono mai riuscito. Finalmente ci sono riuscito. Ma difficilmente lei può aspettarsi che io ci sia riuscito. Comunque te mi devi spiegare da dove provieni, perché tutto il tuo linguaggio è molto alieno. Io sono dall'isola di Boa anch'io. No, tu vieni dall'isola dei topi, altro che di Boa. L'isola dei catorzi. Comunque cambiamo travestimento. Tu cosa sei, sempre pollo? Sempre un pollo ancora. Cambiamo, dobbiamo diventare qualcosa di più inscopribile. Tipo? Non lo so, ci sono diverse possibilità. Secondo me uno dei più inscopribili è il pipistrello. Sì, quello sì. Oppure potresti diventare un armor stand. Diventiamo un armor stand con la mia armatura addosso, però. Sei davvero? Sì, perché se tiri la tua armatura, hai l'armatura. È molto buono, anch'io lo sono. Vieni così, Anna proverà a rubarsi l'armatura. Ma non le sembrerà un po' strano che ci sono gli armor stand? Non lo so, io mi sto anche muovendo, ma lei è distratta. Dove sei tu? Dove sei? Io sono vicino alla casa, quella lì infestata. Avvicinati a lei. Allora, okay. Dobbiamo piazzarci, però non farti vedere. Dobbiamo piazzarci nel perimetro della cosa che lei sta costruendo, ma senza farci vedere. Quindi fai. Io sono posizionato. Faccio il giro. Mettiti preciso, perché altrimenti sei scopribile. Va bene. Ok. Io ti dico se ti vedo. Lei ora è in alto, quindi stai attento perché è molto difficile che non ti veda ora. È molto difficile. Dove aspetta. Giorgio, non borbottare questo ASMR. Mi sa che mi ha visto. Davvero? No, sta guardando me. Stai tranquillo. Allora mi muovo. Non borbottare, mamma mia, con questo ASMR. È difficile. Okay, eccoti, aspetta, fermo. Non ti muovere. Sono fermo. Lei sta guardando me, sta cercando di. Oh, mi ha dato un pugno. Però ha preso danno perché io ho Thorns. Questa è una situazione perigliosa. Magari c'è un'armatura appoggiata con te. Ha visto te. Ah, mi ha dato un pugno. Anche a te? Sì, sono sbalzato. Io cambio travestimento, mi sa. Però pronto? Ciao. Sono. Chi è secondo te, Babbo Natale? Chi? Pronto? Pronto? Sentite una cosa, ma voi dove siete? Che state facendo? Noi stiamo in missione, ci stiamo divertendo un botto. Abbiamo trovato un tempio sommerso, lo stiamo esplorando. Perché? Perché io sto costruendo una nuova casa. Buon per te. E mi sono comparse due armor stand vicino dentro la mia nuova casa. Così. E c'è una che tipo la picchio e prende danno. E oltretutto mi rivolge anche del danno. E c'è tipo tutta l'armatura in diamante. Me l'avete lasciata voi? Che è sta roba? Una diavoleria? No, è... Ma non lo so. Io non so niente. Sarà un armor stand che... Mi hai rubato uno delle mie armor stand? Allora, se ti ho detto che ho trovato un armor stand che sto picchiando e mi sta facendo male in questo momento, che ha scritto Y Lion... ho sbagliato, cosa c'è di strano, scusa? Y... Mi sta facendo male sta armor stand, cioè, da quando le armor stand picchiano? Ma magari ci ha appoggiato un'armatura con spine e ti può fa male. Essere, ma sei stupida. Anna, è così. Scusami, no, ma se tu picchi un armor... Cosa c'è ora? È cosa sparita. C'è? Vabbè, te ne stavi tanto lamentando. Sarà stato un leggero problema. Cos'è sta roba? Che cos'è? Ma cosa stai vedendo? Ci sono tipo 3-4 blocchetti bianchi che si sono mossi. Ma che... Anna, ma scusa, ma stai rompendo... Cosa stai facendo? Perché guarda che si rompe il mondo. Poi mi arrabbio anche perché ci tengo. Va bene, ok. Tanto, ok, ciao. Se n'è andata. Io ti ho visto dall'albero.
Ed eri uno sputo. Sì, l'ho visto anch'io. Porca miseria, l'unica volta che non doveva essere lo sputo è sempre sparisce. Bene. Adesso non spariva. Trasformami in qualcos'altro, perché io sono sull'albero e non so, credo di non essere visibile. Cosa vuoi essere? Gira, mettimi sputo anche a me per ora. Scusa, qualcosa devo essere. Ok, più. Mi sembra giusto, ecco. Ok, ora sei sputo. Benissimo. Ma quindi tu eri tipo bloccato sopra l'albero? Sì, giusto? Io ero immobile sopra. Allora, se noi ora, se ora noi la meniamo a lei, lei non può capire che cosa la sta colpendo, perché noi siamo sputo. Aspettiamo di scomparire, ok, ok. Io sono scomparisco. Va bene, la però mettiamo? Non voglio. No, no, secondo me, allora, dobbiamo capire se lei ha capito o non ha capito. Perché io ho sempre le porte chiuse, quindi in teoria non mi sente. O se sente, può sentire giusto che io mi gaso piuttosto che non. Vabbè, ma possiamo star facendo veramente la missione. Infatti, cioè, non è stranissima come cosa. Però, secondo me, non ce la siamo gestita troppo bene con la scusa, non siamo stati molto segreti. Scusa, che cosa vuoi dire a una che vede due? Diventiamo creepers. Diventiamo creepers. Ok, ma ci picchia a quel punto, no, ci picchia pesante. Non credo, lei scappa dai creepers. E se non lo fa? Lo fa. Va bene, diventiamo, facciamo un'altra fiaba. Io creepers e tu io? Ocelot. Ocelot, mamma bravo. Mia, ma i creeper hanno paura. Bravissimo, ocelot. La favola del creeper e dell'ocelot che si che volevano bene. Amici. Bravissimo, mamma mia, che bellissimo. Roba romantica. Dove sei? Io sono... Ok, ti vedo. Ma poi che... scusa un attimo, ma che design del cacchio sta facendo? Non lo so, una casa con la scarlattina, che è? È brutta. Sembra una torta di lato, però è carina. Ma cosa è carina? Cos'è? Vabbè, tu di stile. Vabbè, no, è vero, hai ragione. Dai, fa schifo, scusa, non puoi dire. Non lo so. Vabbè, io. Concentriamoci sulla missione. Bravo, scusa, andiamo. Io passo prima e tu mi insegui, andiamo. Va bene, ti sto inseguendo. Corri. Facciamo finta di essere dei veri creep. Io passo qua. E lei sta scappando tantissimo. Però io scappo a mia volta perché tu mi stai inseguendo, giusto? È giusto. Sono un ocelot. Poverina, guarda. Ma tu... Io sono niente. Ma tu mi stai seguendo a me, sì? Eh sì che ti sto seguendo, okay, perché non ti... Ah, ecco, perfetto. Credo che lei ora stia... Ah, continua a seguire. Ho girato. Credo... Sto girando anch'io. E sono davanti, sono dentro di te. Mi sta facendo molto ridere sta situazione. Però non ci possiamo fermare perché lei ci sta seguendo pure. Andiamo qui nell'acqua okay. E cambiamo, veloce. Rimani fermo. Cambia. Non riesco a scrivere, mi sto impanicando. Divento un COD. Ho la pala in mano, ok, ora so bene. Tu fermo, esci, disguise, play, the bed. COD, sei un COD. Fermo, COD. Entra in acqua. Bravissimo, ma stiamo morendo di... sì, perché siamo pesci un po' fasulli. Allora, usciamo dall'acqua, così. Ok. Siamo spiaggiati adesso. Ma lei dov'è in tutto questo? Credo che sia tornata lì. Andiamo a vedere. Aspetta, sono un attimo. Sono un pesce con dei problemi. Aspetta. Avanti, pesce con i problemi. Andiamo. Non la vedo più. Dov'è finita? Forse è andata a casa. Non mi è andata lì a costruire. O a casa sì. sua. No, è di nuovo lì a costruire. Noi ora siamo. Ma sta continuando a fare robe orribili. Secondo me dovremmo intervenire per salvare questa costruzione. Perché, cioè, se la lasciamo da sola fa schifo. Tipo diventando un Ender Dragon e passandogli sopra. Beh, questo non so. No. Come aiuterebbe questo alla casa? Secondo me non è una buona idea. Proviamo una cosa un po' più intelligente. Tipo io divento un cartello con su scritto la tua casa fa schifo. Ma non si può fare. Che ne sai? Prova. Come si dice? È fighissimo se si può non fare. Si può fare. Non si può fare. No può fare. Lo so, non si può fare. Qual è un mostro che fa schifo che può spiegare che la casa è brutta? Che fa proprio schifo. È quello là dell'acqua. Quello che c'è. Gli zombie quelli dell'acqua. Vabbè, ma non gli affogati non... fanno schifo. Beh, sì. Non lo so. E cosa c'è che fa più schifo? Non lo so. A me fa schifo lo snowman. Però magari è una ma mia è impressione. Bellino lo snowman. Lo squid fa schifo pure. Guarda lo là. Lo squid fa tanto schifo. Sì. Mi fa piacere che siamo d'accordo su una cosa. Entro nella casa di Anna. E mi metto io pesce qui. Ti seguo. Sì. Siamo okay. Un'altra favola. Adesso siamo lo squid e il pesce. Ma sei tutta io rimbalzo tantissimo. Sei tutta notte. Cosa sta succedendo? Stai scappando e io sono un via. Pesce affogato. Ma allora sì comunque cioè, allora però pensiamo. La casa fa schifo. Anna, cosa stai facendo? Come ti permetti? Dai, questo muro qui cos'è? Allora, sono i materiali che mi avete fornito, va bene? Volevo fare qualcosa di un po' più pittoresco. C'ho solo sta roba che devo fare. No, è brutto. Va bene. Sì. Allora, fidati del polpo costruttore. Allora. E anche del pesciolino, ciao. Togli tutta sta pietra. Vai a pescerato! No!
devi mettere tutto questo interno, tutto lo devi fare di magenta, non misto. Cos'era sta malattia? La pellagra. Così? Sì, ma cosa stai facendo? Che ne dici così? No, no, è ancora più brutto. Ma così è più carino. Che no, vabbè, così è più sì, carino. No, è vero, più carino, più carino. Vabbè. Allora, vogliamo iniziare a dare un po' di spiegazioni? Allora, sono riuscito a far funzionare quella situazione. Finalmente. Per divenire, capito? E quindi sono divenuto. Me ne sono accorta. Sì, ma posso allora, divenire anche cose più. Commenterò le. Sono un Ender Dragon. Mamma sono un pesce lo stesso. Aspetta, mi metto l'elitra così posso pure volare. Vai Ender Dragon. Ma che roba pazzesca. Guardate che figata, sono un Ender Dragon. Che basta stai imparando. Basta che non mi rompi la casa, puoi essere anche, non lo so, quello che ti pare. Però è vero, faccio un sacco di casino. Aspetta che atterro e mi tolgo, perché ecco, l'Ender bravo. Dragons non è che sia molto bello. Vabbè, comunque Anna, non lo so, ma io, cioè, vergognati, robe orribili. La casa, se non intervenivamo noi, veniva una schifezza, vero Giorgio? Ma come ti permetti? Mamma mia. Anche Giorgio ha detto che era brutta comunque. Allora, secondo me solo il muro era brutto. Vabbè, sì, basta. La forma della pianta della casa è bella, ok? Ok. Però, effettivamente, anche tutto sto finestrame, non so, cioè, sembra una roba aliena. Ma infatti non lo volevo fare, non... Poi vabbè, casomai dopo ridurrai il finestrame, farai un muro che sarà magenta. Probabilmente ridurrò il finestrame. Anche perché, ma insomma, più che altro, vogliamo commentare le varie trasformazioni, tipo il lama non cavalcabile, voglio quella volpe comunque. No, la volpe non è, la volpe non, la volpe non ero io. La volpe non ero io, l'abbiamo vista anche noi, ma non ero io. Nella nostra avventura passava di lì e l'abbiamo mandata chi qua. Chi era dei due la volpe? Non eravamo noi. Non è possibile. Ti dico che non eravamo noi, l'abbiamo non vista. Non è possibile perché le volpi quando ti avvicini iniziano a correre come pazze. Quella invece trotterellava. Ma non lo so, ma senti, sarà perché era piccola, ma comunque non eravamo noi. Chiedi ai tuoi iscritti, guarda, chiedi se eravamo. Non eravamo noi, vi dico che non eravamo noi. Ok, quindi se io vado laggiù dovrei trovare ancora la volpe. Sì, in teoria se non è andata via da una parte o dall'altra la trovi comunque, cioè allora, è probabile. Allora la volpe è andata di qua. È probabile che la trovi comunque, cioè sei stata anche scema, cioè se provavi a darle dei berries, ma ti non seguivo. Ho i berries. Allora ti attacchi al berries però, scusami un attimo. Questa vabbè, è sfortuna. Almeno il lama eravate voi. Il lama eravamo noi. E cos'altro hai visto? Ho visto belle due armor stand che mi picchiavano. Non hai visto un maiale? Ho visto un maiale e un pollo. Il maiale eravamo noi, quello anche il pollo, sì. Però non hai visto poi anche. Ho visto il lama, l'ho già detto. Non sveliamo i nostri segreti, lasciamola stare. Brutta lunida babbana. La volpe non c'è più. Pussa poi ho visto via. Un ocelotto che seguiva un creeper. Capito? Perché se lei ora diceva tutti i nostri travestimenti, noi confessavamo, questo sei te, vero? Cosa? No, ma non mi dire, era un pollo davvero. Ma no, ma io sono Giorgio normale, quindi davvero. Sì, è un pollo. Si comportava proprio da Giorgio Catorgio quel pollo, comunque era stupido. Allora questo qui è un pollo che ha il tuo aspetto. Ah, sono io. No, secondo me, guarda, c'è sicuro un pollo. No, stai fermo. Sta cercando di prendere il tuo aspetto. Lo sai che se mi attacchi, lo sai che se cos'è? Non ho capito. Di nuovo la lingua aliena è tornata. Sai che cosa faccio se mi attacchi? Quindi non mi attaccare. Appunto grazie. Per quello voglio che lo fai. Ti piace. Aspetta Giorgio, fermo. No. Attento, c'hai una zanzara tigre. Sulla schiena, fermo. No. Vai via. Ma è pericolosissima, Giorgio, la zanzara tigre. Fermo, che cosa fermo. C'è? Una zanzara pantera, mamma mia. Dai, una sì, pantera zanzara, no. Vabbè, per questa volta mi fermerei qui, è stato molto divertente. Facci sapere dove vedere un altro scherzo così. E Lion e Giorgio, out.